In Italia la cosa che mi piace molto è che ogni partita è una lezione di tattica. È quello che mi piace molto, voglio allenare qui. Da tempo sognava l'Italia e adesso è arrivato ad Arezzo. Dopo 2 anni e mezzo con Emiliano Testini in panchina, la società Amaranto ha scelto Mike Raclès per ripartire. 33 anni, australiano-irlandese, parla 5 lingue e è allenato in 3 continenti, alternandosi tra calcio maschile, femminile e giovanile. È normale nel calcio che il primo anno in una nuova categoria ci sono delle difficoltà, però per tutte le squadre. Il progetto è ancora crescendo, lo sviluppiamo tutti i giorni, la società, il presidente, quindi siamo in un'altra fase ora quest'anno, in un'altra fase del progetto. Speriamo che facciamo un buon lavoro. Per l'Arezzo calcio femminile si apre così un nuovo ciclo dopo aver conquistato la Serie B e la salvezza nel torneo cadetto. Ha veramente grande entusiasmo e questo ha trasmesso immediatamente in me, ma anche lo sta facendo con il capitano, con lo staff e con la squadra. E sono sicuro che questo sarà un aspetto motivazionale da non sottovalutare. Quindi ha capacità tecniche, molto tattico perché studia molto bene tutti i materiali che ha a disposizione, quindi le nostre partite, conosceva già tutte le ragazze per nome, alcune non ricordavo io, lui sì, quindi grande memoria e questo ci permetterà di ottenere sicuramente anche buoni risultati. La preparazione atletica dell'Arezzo Calcio Femminile comincerà lunedì ad Indicatore in vista del campionato di Serie B. L'ambizione è quella di fare bene, di vincere, come sempre noi sportivi vogliamo sempre vincere. Quindi da qui parte questo nostro nuovo progetto molto importante, ambizioso e non vediamo l'ora di vincere.